Eh già, sei guarito. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Contains blood in sunlight. Into a glowing flesh. Allora. Evoluzione. I letti dei nascondigli ti permettono di evolvere e di riposare. Spendi punti esperienza per salire di livello e migliorare le tue abilità vampiresche. Allora abbiamo difensive, abbiamo la coagulazione, blocca il sangue del bersaglio nelle sue vene rendendolo indifeso. Barriera di sangue, crea una barriera invisibile che assorbe il danno diretto finché non svanisce o viene distrutto. Poi abbiamo qui, che è già sbloccabile, l'autofagia. Prosciuga il tuo stesso sangue per curare all'istante un danno aggravato e normale. Aggressive abbiamo gli artigli, la lancia di sangue, la fuschia d'ombra. Corpo abbiamo la condizione fisica, migliora la tua salute e prestanza fisica, aumenta la tua energia. Poi abbiamo sangue, volume di sangue, aumenta il tuo volume di sangue. Grande sete aumenta il tuo assorbimento di sangue quando usi il morso in combattimento. Poi abbiamo la scienza, borsa portacartucce e borsa medica. La rigenerazione veloce e il morso violento per quanto riguarda il campo del morso. Supreme abbiamo il calderone di sangue, l'abisso e la rabbia, che queste saranno immagino a livello 10 necessario. Poi abbiamo il velo d'ombra. Praticamente svanisce nell'ombra, da quello che si capisce, e molla, esegui una mossa soprannaturale verso il bersaglio e causi danni all'atterraggio. Ragazzi, benvenuti in quello che è il mio secondo episodio, spero che il primo vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio ed inoltre vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti per non perdere nessuno dei prossimi episodi. Allora, attiviamo l'autofagia. Che poi ogni abilità a quanto pare si dirama in più livelli. Ok, allora direi di prendere quella di livello 1. E siamo arrivati al livello 2. Ok, livello 2 abbiamo sbloccato le aggressive. Allora, scegliamo una di queste. Allora, artigli, un attacco ravvicinato che può tagliare tutte le creature viventi di fronte a te. Oppure abbiamo la lancia di sangue, scagli una lancia fatta di sangue che può trafiggere i nemici di fronte a te. Posiziona, se no, foschia d'ombra, che sembra più una cosa difensiva. Posiziona una nuvola d'ombra ai piedi del tuo bersaglio o ai tuoi. La nuvola esplode dopo un breve periodo causando un danno pesante. E perché dovrei metterla vicino ai miei piedi? Va bene? Ok, io direi di utilizzare non lo so, mi ispira, tutte e tre mi ispirano, però direi artigli, dai, facciamo gli artigli. E siamo già al livello 3, ragazzi. Ah, non ho abbastanza sangue. Ok, va bene, per adesso può bastare, immagino. Conferma. Capitolo 1, quarantena. I'm not mad, then. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Allora. Certo. Direi. Raggiungi il nord del ponte. No. Allora, ecco la mappa, ragazze. Ma va. Dicevo, ecco la mappa, ragazze. Così abbiamo gli zoom. Allora, noi ci troviamo a Southwark e dobbiamo andare qui. Che c'è la missione, una sete perenne, di nuovo sera, ora mi trovo a Londra, nei pressi del porto dell'East End.
Non conosco questa parte della città, l'unica cosa che so è questa. Qualcuno sta uccidendo gli abitanti, li sta massacrando, martoriando e beve il loro sangue. Vuole trasformarli? È questo che hanno fatto con me? La mia povera Mary, la mia povera sorella. Devo seguire la scia di sangue. Devo trovare... scusate, trovare risposte. Forse. Dovrei cominciare chiedendo cos'è successo mentre ero via. E poi cercherò chi ha fatto questo. Chi mi ha fatto questo. Chi mi ha reso quello che sono. Ok, allora indietro. Così. Cancella indicatore. Posizione indicatore. Ok, va bene. Ah, ok, ce l'ho. È a 118 metri. Non c'è più il corpo. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. Bella. My head's spinning. Ok. Direi di esplorarcela un poco. Armi secondarie. Le armi secondarie possono essere usate premendo Y. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Premi Y. Okay. A strength I never knew I had. This one stinks already. Allora, ora che hai sangue, premi RB per creare. Per scatenare un'abilità vampiresca. Bello! Cioppa, cioppa, bevi, bevi! I feel like a child learning the limits of my body. Ma davvero, vieni qua, carissimo, che ti do un bel morsetto. E basso il mondo. Aia! My reflexes. Sì, di fatto un secondo fa sei morto, però a parte quello va tutto bene. La mira di piombo. Cosa c'è qua? Dai, oh. Non serve a niente, va bene. Allora, andiamo avanti. Proseguiamo, ragazzi. Certo, me lo sarei aspettato un po' più stealth il gioco, ma non posso neanche accovacciarmi, mi sembra. Qua no.
Il tuo re e il tuo paese hanno bisogno di te. Unisciti all'esercito britannico e aiuti i coraggiosi e i soldati al fronte. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. C'è del sangue. For what happened to us. I can't believe I'm doing this. Butta via. I have this thirst for blood. Qua non posso entrare, no? I cannot enter. The dizziness from the jump. I can now control it. Guarda, guarda i topolini. This is despicable. Lo so, ma oh, ti serve il sangue. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered. Sto facendo il giro del globo, vabbè. Porto di Limehouse. Sangue, sangue fresco. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Okay. Fresh blood. The smell is so... Something dire must have come about. Where has everyone gone? Difatti è un po' deserta la città. Non c'è anima viva. Siamo sicuri che sia la roba giusta. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Il mastino delle fogne. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then.
Arrivi Odyssey. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Bene, bene, bene. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. Da quel che credo, penso che sia già scappato anche dalla finestra. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Cioè, non vorrei essere... Però mi pare che qua sono tutti... E non mi esprimo. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Well, that's something I can do for you. Cos'è, una specie di psicologo per vampire? And who might you be? Sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Come sembrava un po' riduttivo in questi dei of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Boo. Perhaps. This is all new to me.
I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Grazie. Coccolissimo. Cinque scellini. Qui non c'è niente. A parte altro sangue. Qualità del sangue 6000 punti esperienza, mamma mia. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Damn it. I think Trent no longer stays. I think I'm losing my mind. I should just run as far away. Allora, torniamo nel nuovo nascondiglio. Ok. Nascondiglio sbloccato. Vediamo se c'è qualcosa. Cosa possiamo fare qua? Possiamo creare. Su un banco da lavoro puoi creare farmaci, sieri e miglioramenti alle armi. Ma non ho niente. Migliora. Certo, penso che sia una cavolata, però. Ah, mi serve un po' di cose, però. Mi servono una lama. Ah, ok, ce ne vuole di roba per potenziarlo. Ok. Allora, vediamo cosa c'è qui. Qui è bloccato. Abbiamo per potenziare adesso. Vediamo. Vabbè, posso potenziare un tubo, mi pare qua. Ok. Andiamo a letto e potenziamo le nostre abilità. E con questo, ragazzi, concluderò l'episodio, ovviamente. Allora, vai con la foschia d'ombra. Non posso. Anzi, aspetta. Questi richiedono 300, ok. Io direi, allora, miglioriamo la salute. E poi miglioriamo la prestanza fisica. Ok, ragazzi. Allora, con questo concludiamo il secondo episodio, spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like all'episodio ed inoltre vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti per continuare a seguire questa fantastica serie che sta prendendo forma episodio dopo episodio. Grazie ancora, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!